Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Dying Light 2. Come ogni giorno, incominciamo la giornata alla metro qua, che ci sta questa cassa gratis, ma non capisco perché quest'arma qua non me la fa mai vedere. Forse la dobbiamo consumare. Ma questa qua non si consuma mai, quasi finita. Ah, poi l'altra volta abbiamo preso questa cosa qui di livello 4. Ciao Ayman, come va? E tra le altre cose, aspetta, che avevamo preso un'altra maschera di livello 4. Sì, perché era questa che abbiamo trovata dentro la cassa. Qua roba di livello 4, cioè abbiamo solamente questa cosa fetente, che non va bene. Qua è verde e non va bene. Comunque, intanto che ci teletrasportiamo qui, ma speriamo di non perdere troppo tempo qua dentro. Speriamo che ci fa andare avanti nella storia. Comunque, ieri sera ho provato anche Dying Light 1. Ma scusa, il teletrasporto qua ci porta qua. Ma veramente fanno. Vabbè. Ma e dove siamo qua? Ma quello ci faceva vedere che il... Ah no, questo è il teletrasporto proprio. Aspetta, proviamo a vedere se ci fa consegna. Ok. Consegna la posta nei luoghi indicati. Comunque, Dying Light 1. Il motore c'ha lo stesso problema. Il motore di questo gioco non è buono. Allora, qua dobbiamo andare qui. Qua dobbiamo andare da uno qua sotto. Però una cosa che è sicuramente vera, il primo Dying Light è spaventoso, ragazzi. Quei zombie sono proprio intelligenti. Dobbiamo andare a fare il giro? Nel senso che ti vedono da lontano e piano piano vengono verso di te. Ragazzi, già ce l'ho detto pure a Max Mine. Da venerdì si gioca solamente a Elden Ring. Secondo me è proprio bello e ho anche visto anche le classi. Io sto pensando, l'ho visto solamente sopra il sito perché nei video non li vedo, perché c'è stato quello, hanno fatto le beta due volte. Bimbo, spostati. Puoi saltellare un'altra parte e per non prendere, è finito. Cioè, così mettono il bimbo che la... Ma spariamolo sto bimbo. Ok, questo è un altro bimbo. Dicevo, per non prendere spoiler, non ne abbiamo visto visivo, però sul sito di Elden Ring c'erano le classi e secondo me prendo il samurai per il fatto di Sekiro. Però vediamo un attimo, perché ancora non ho capito se il gioco è mondo aperto. Per finirlo una volta ci vogliono un miliardo di ore, oppure è come gli altri giochi di From Software, che una volta che abiti i combattimenti lo finisce abbastanza velocemente. Perché magari proviamo più classi. Hey Driscoll, job's done. All packages delivered safely. Well, that's what I want to hear. Ok, poi dopo passiamo pure da quello. Poi abbiamo quest'altra missione. Però, per chissà perché, scegli quale medicina per curare Aito. Come by when you can. Perché ce ne dà due? Remember, you can always take the metro to get here quicker. E soprattutto, per andare da Aito, dovevamo salire sopra, no? Dobbiamo salire ancora più sopra. Maravano noi. Ok. Per raggiungere velocemente un'altra area. Ma non devo raggiungere un'altra area, devo raggiungere solo questa area. E se mi dicessi anche come fare a raggiungere quel punto esclamativo. È un guasino sto gioco. Comunque anche Dying Light 1 è esattamente lo stesso casino con le quest, quindi avevo deciso di provarlo un secondo, ma non lo proviamo. Oramai questo qua siamo andati troppo avanti, andiamo a vedere come finisce.
Però il primo Dying Light era in italiano. Secondo me quello là, se si trova poco, si può prendere. Forse. E sicuramente è più divertente. Allora, perché questo ci dà una quest qua e una quest là che finiscono tutte e due le parti? A queste altre domande lo scopriremo. Perché ci vuole far uscire, mo? Parliamo con questo. Comunque dobbiamo rendere i cosi piccoli. Se non muore Aitan qua, Aitor. He's starting to wake up. Thank you for your help. You can go. Wait. What's going on here? Oggi è anche uscito un aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla, chissà com'è. Margaret. Hanno aggiustato qualcosa. Nella lista delle cose che hanno aggiustato. Mi ha dato delle erbe. She gave me herbs that might help him. She's not a witch. There's no such thing as witches. Cerchiamo di salvarlo qui. Superstition. Witchcraft is a crime. Comunque c'è una lista di cose che hanno fissato dopo oltre un anno e mezzo che non finisce più. Aiden, give me those herbs. I forbid it. Keep that witch's poison away from him. I can give him an injection to stabilize him, but it won't last long. Did you tell her who the medicine was for? She killed his men. She should have hanged for that. But Jack, dobbiamo dare quelle piccole. Patricia. What? Did you tell her? She'll have given you poison. I guarantee it. Aiden, give me the herbs, damn it. Dagli le erbe piccole. Sicuro che lo salviamo. Perché se uno non si è letto i dialoghi di prima, arriva qua e non sa che cosa deve fare. Vedi, Patricia? How is he? It appears the medicine is as effective as I'd hoped. Siamo qua fino a domani. He needs his rest. We should all leave him be. I won't be far. Si ripiglia, si ripiglia. It looks like you had Margaret pegged. She didn't want to poison him after all. Yes, seems that way. How long will it take for him to recover? Days, weeks. He's strong and otherwise in good health, so days is a likely scenario. As long as he's allowed to rest. I'm sure his family will want to be by his side. Okay. Andiamo? Ah, ci ha dato un progetto per la formula della rabbia più 100 monete. E più un combattimento. Qua che avevamo detto che dovevamo prendere? Ah no, questo qui... Corsa sul muro abbiamo detto che è importantissimo, però non lo possiamo prendere adesso. Il problema è che qua ogni volta che attacchiamo non so esattamente qual è buono. Perché qua devi premere sfondi i nemici quando gli cadi addosso dall'alto. Premi F quando guardi un nemico dall'alto. Però noi già ne avevamo preso un altro che faceva una cosa simile, che dovevamo premere tipo E, mi sembra. Calcio in volo. Non ha mai funzionato questo qua. Non ci siamo mai riusciti. Proviamo a prendere questo, perché capita molto spesso che li pigliamo dall'alto. Questo qua non conviene perché bisogna fare i pugnali e mi scoccio di andare a raccogliere la roba. Quindi questo qua l'abbiamo fatto. Vogliamo riprovare a vedere se riusciamo a seguire questo gruppo di lettura. Ma no, questo abbiamo detto che però non ce lo fa vedere. Matt? What's up? I wanted to officially thank you. Aita's back on his feet. If it wasn't for you, he'd still be in a coma. Aspetta, questo qua siamo qua, quindi dobbiamo andare da questa parte. Me too. Only he knows what happened in old Villador. And soon, thanks to you, I'll know as well. Forse ci sarà un'altra quest. Oh, ma io quasi quasi andrei a vedere su internet come... Perché non è possibile. Cioè, poi, questa è una quest del gruppo di lettura, ma dove potremmo stare un gruppo di lettura, no? Cioè, dovrebbe stare per forza in un posto... Vabbè. Allora, facciamo questo qua. Andiamo qui, usciamo qua fuori perché dobbiamo andare a fare la quest principale qui. Esatto. Quindi andiamo a concludere questa. Questo qui è impossibile prendere questa quest, ragazzi. A meno che non si sblocca questo coso qui. Nel senso che deve succedere qualcosa per cui cambia la mappa. Perché io non l'ho trovato. Qui dobbiamo uscire fuori. Quindi abbiamo detto, segniamo un attimo. Ok, dobbiamo prendere questa. Come usciamo a sinistra?
Ma vogliamo andare di notte? Andiamo di giorno, eh. Vediamo se questo qui si è... non si è ripreso. Dove sta? No, questa è la metro. Sta qua dentro il letto. Aspetta fino al mattino. Ma secondo me alla fine del gioco pure moriamo. Ora questa alternanza giorno-notte, non so, questo qua non si... Poi dopo dentro al rifugio non si può correre. Ci sono le campane. Manco qua dentro possiamo correre. Però mo siamo fuori dal rifugio perché non ci fa correre più. Ecco qua. Allora, dobbiamo prendere sempre il camion e salire sopra. No, ma che si è spostato questo? Non c'è più il camion. Forse dobbiamo andare da questa. Questo è quello il camion, eh. Aspetta, questo c'è il convoglio di evacuazione qua. Scusa, dove sta il convoglio di evacuazione? Oh, guarda là, hanno preso tutti quanti fuoco. Chissà come mai. Però non muoiono. Chi è? Forse muoiono piano piano. Dopo vediamo se troviamo due trofei. Questa qua non la do. Ma da dove vengono tutti questi zombie? Se ci spostiamo verso di là non ce la facciamo più. Comunque, scassiniamo sta roba. No, sarà qua. Qua. C'è uno zombo a destra. Questo è medio, come mai non ci riusciamo? Stanno arrivando un sacco di zombie. Mannaggia. Guanti da pugile, però tutta roba blu però. Che è successo? No, 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 qua ne stanno arrivando un sacco. Come mai? Ok, vediamo se ci riusciamo a curare. Potevamo provare il caso. Ormai è andata. Trofeo infetto non comune. Qua ci sta un sacco di zombie che dobbiamo rovistare. Però dobbiamo creare pure il coso qua. Ok. Abbiamo nel menu creazione. Che cosa dobbiamo comprare? Ok, due maldelli, uno. Io non hanno fatto un coso creare tre. E poi ci sta anche questo qui.
Tra l'altro siamo proprio scarsi a risorse, perché pure le modifiche per le armi non è che ne abbiamo tante. Oh, manco un trofeo. Vabbè, andiamoci. È stata assolutamente non fruttifera questa cosa. Anzi, visto che abbiamo perso pure l'arma, usiamo quest'arma qua, è una schifezza. Usiamo questa. Poi ci mettiamo questa. Questa qua è quella che usiamo. Mettiamoci due modifiche. Questa non la possiamo usare perché stanno i cavi. Compriamo questa. Allora qua ci mettiamo il veleno. Qua ci mettiamo questa. E qua questo è solo l'ornamento perché ne porta due. Ok, quindi dobbiamo usare l'ascia secchettata come arma, a meno che non vengono cose più più, non ci sono nemici più forti. Ok, good work, Hotshot. What did all sorts of letters? It's the neck. Looks like you're carrying it. Really? Maybe that's part of you. Fine. I swear to To fear. Vabbè, questo è il giuramento della corporazione dei Corrieri. Ah, aspetta, vedi che era buono. Possiamo scambiare. Non serve a niente questa corporazione dei Corrieri. I'm ready. Got an assignment for me? Well, I do, but first. Okay. I'm a bit of a hist. I. Non ci interessa. See, it's my. It'll get. Okay. Tanto già ce l'ha data un'altra missione. Qua ci saranno un miliardo di missioni secondarie, sicuramente. Io non credo che facciamo. Sfida appesa. Queste sfide qui sono sfide parkour che non credo che facciamo. Questa da 4 inibitori. È di livello 2. Ok, se fa sera ci passiamo. E poi vorrei andare a prendere questo coso qui. Il problema è che non ci siamo andati fino adesso, perché io credevo che ci passassimo con la storia. E invece fino a mo' non ci siamo passati. Qua invece dobbiamo fare una consegna. Andiamo. Come facciamo a uscire? È da qua che si esce. Si esce da qua, perché non ci fa uscire? Ragazzi, questa qui forse dobbiamo prendere questa cosa qua sotto, ma non credo. Ah, ecco perché. So much for this being an elite group. Pilgrim? Fuck that shit. What's your problem? You better not become my problem. For all we know, you could be the next Derek waiting to happen. The next who? What the hell are you talking about? Never you mind, baby carrier. Just keep your nose clean around here. And I'll be watching you. Great. You can watch me flip you the bird. Oh, great. Baby Carrier's a comedian, too. This place is going to shit. Coming from you, I guess I'm just upholding your legacy. That's just Jack. Ignore him, compañero. It doesn't look like he's gonna let me ignore him. Tranquilo. His bark is worse than his, Me llamo Jaime, by the way. Being... So, you're a pilgrim. Aiden, did this... Luckily, no. Derek was just playing, in a way. Yeah. So what happened? Turns out, the cabron was also a reg... Left the other carriers with tough to... What became of him? Booted out on his ass. Let me guess. Jack, let... And he was very... I'm sure.
Vabbè, questo ragazzi. Andiamo avanti. Perfetto. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare da quella parte. Se partiamo da sopra forse era meglio, però ho perso la presa. Proviamo a salire qua sopra, vediamo se ci usciamo. Ok. Il rifugio là sopra, come siamo messi? Andiamo a mettere, andiamo a prendere questo rifugio, eh. Dobbiamo vedere. Là ci sta. Quando il rifugio ancora non è preso, vedete? Ci sta questa cosa qui. È quello dell'ospedale. Sicuramente ci stava, ma ora non lo possiamo utilizzare. Dobbiamo. Là però pure. Là, aspetta. Proviamo. No, credo che si esista sopra da qua. Perché se riuscissimo a se riusciamo. No, proviamo di qua. Vai. Andiamo a vedere di là. Allora, probabilmente qua c'è il passaggio, cioè non il passaggio, c'è un passaggio. Perché vabbè, a parte il fatto che prendiamo un po' di roba qua. La camomilla. Perché il rifugio sta là sopra. Dovrebbe essere quello là. E per arrivarci dobbiamo, ok, dobbiamo saltare da quell'altra parte. Poi ok, là ci arriviamo. Aspetta, questo qua come abbiamo, come funziona? Ok, questo qua serve per scendere velocemente giù. Però non volevo scendere velocemente giù. Meggio la miseria. Ok, se andiamo di là forse ce la facciamo. Però vai di qua. Di qua e poi saliamo sopra, credo. Se avessimo avuto quella cosa che si saltava sopra i muri, allora proviamo da quest'altra parte. Però no, qua non credo che lo possiamo usare. Ok. Proviamo a salire più sopra. Qua si esce fuori. Quello lo riusciamo a prendere. Ok, però questo qua serviva per saltare là, quindi qui ci deve essere un altro tipo di passaggio, forse da dentro. Qua si scende giù. E qua si finisce. Non credo che viene qua. Proviamo a saltare da quell'altra parte, va. Oh, là ci sta un... No! No, questi se mi coccano. Moriamo. Dobbiamo assolutamente curarci. Però là avevo visto. Là sopra c'è un coso, come si chiama? C'è un super passaggio. Quindi se qua azioniamo Z e andiamo di così. Ok. Allora forse ci usciamo. Ok.
qua ce ne sta pure un altro, proprio là secondo me deve per scendere, infatti. Però che non so dove dobbiamo andare. Ok. Azioniamo il coso. Ciao Laura, come va? Abbiamo sbloccato un altro rifugio. Ok. Abbiamo la camomilla. Miele. A posto. Possiamo andare a fare, a vedere questo qui a sinistra. Allora ci fermiamo qua, così ci prendiamo un altro. Ops. No, da questa parte riusciamo a salire. Prendiamo un po' di vantaggio. Chissà se ci riusciamo a salire sopra quel palazzo. Secondo me non ci riusciamo. Facciamo il giro del palazzo, eh. Dietro ci sta un altro palazzo. Aspetta, proviamo a fermarci esattamente sul corridoio. Vai. Siamo morti. Quasi. Siamo morti. Quasi. Mamma mia, che casino sto gioco. Andiamo a piedi da quella parte. Probabilmente ci sarà qualcosa per salire, spero. Dobbiamo salire là sopra. Incominciamo da questa parte. Non incominciamo da questa parte. Questi qui sono amici o nemici? Ah, questi hanno seppellito qualcuno. Ma ci sono gli zombie là. Vabbè. Andiamo da qua, va. Bellissima. Scusa, Ayman ha detto venerdì esce... Ah, fra 3 giorni. Esce Elden Ring. Proviamo ad andare dall'altra parte, va. Così vediamo un attimo meglio. Dobbiamo saltarci qua. Ok. Dai, ci arriviamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Laura, ma tu non stai giocando a niente ultimamente? Hai detto che hai venduto tutte le tue piattaforme, mi sa. O mi ricordo male. Dobbiamo sempre salire là sopra, ma mi sa che per salire là sopra dobbiamo andare al palazzo di fronte e dobbiamo salire su quella, su questa specie di gru. Quindi forse ci conviene andare tipo di là. Vedere se riusciamo a salire da qualche parte. Tipo qua. Ok. Qua ci arriviamo sicuro. Ah, però non possiamo... Ok, scendiamo. Ok, andiamo sul pazzo di fronte. Questo ci porta su, questo ci porta ancora più su. Partendo da qua, dove possiamo arrivare? Noi abbiamo detto che dobbiamo salire su quel palazzo là, perché là c'è la gru. Not yet. I've reached the building, but how did you say I should get to the top? Use a vent. There should be one on the roof. When you get there, stand on it, jump, and open your paraglider. Easy. Okay. Sounds sketchy. Name the last non-sketchy thing you've done running around this town. Touché. Um.
scusami, perché non facciamo così? Qua dovremmo riuscire a salire sopra. Ok. Usa i condotti di ventilazione per raggiungere l'edificio. Ok, qui invece ci sono. Cioè, la gru che abbiamo visto prima da giù. Ma chissà perché ci hanno messo 1 e 2. Forse perché dobbiamo usare quel condotto che sta là fuori. Là sotto ci sono zombo, ma non andiamo a prendere. Per arrivare là sopra. Poi. Questo qua lo uccidiamo un attimo così. Oh, guardate, chissà che sono quelle cose lì. Anche quelle antenne gialle, chissà se servono a qualcosa più tardi. Perché qui una cosa importante è che ci sono due attrezzi che ancora non ci abbiamo. Quindi noi sicuramente dobbiamo salire là sopra, però dobbiamo utilizzare quel condotto là per arrivare là e salire sopra. Dobbiamo vedere come facciamo ad arrivare a quell'altro condotto. Forse di qua? Vediamo. Vai! Ma noi eravamo partiti da qua, se non mi sbaglio. Vediamo. Sì, il nostro gioco. Ok, se facciamo Z e poi ci arriviamo fino a là. Sì, proprio ci spiaccichiamo. Facciamo C. Non siamo caduti giù, vero? Ok. Vai. Ok. Ma se non ci sta la scala. Non c'è. Ah no, qua si sale. Oggi mi è arrivato l'ultimo pezzo per montare un nuovo PC che uso per registrare. Però prima di farlo, dopo che l'ho montato, proviamo un attimo a vedere come vanno i giochi. Perché secondo me adesso con una piccola spesa, proprio piccola piccola, si riesce a mettere su un PC per giocare. Però dobbiamo un attimo vedere come vanno i giochi. Perché oramai su YouTube non mi fido più di nessuno. Dentro l'area di ricerca. E che ne dobbiamo fare? Campi impressionismo? Ah, a list of what he took, it seems. Juan would be pleased. Telefono. Voice message from 5:36 p.m. Mr. Bukowski, your transport is en route to you. The art collection should be on the roof already. Soon as the chopper is over the city. Aspetta, questo vive proprio in un basso fotende, però, eh. I think I found a stash. A helicopter was coming for this guy. They sent everything to the roof. I'm headed there to look. Good luck. Nope. Dopo ci andiamo sul tetto. Vediamo un attimo. Ci stava una cosa da prendere qua sopra. Quella là. Che non l'avevo presa prima perché mi ero dimenticato di utilizzare l'istinto di sopravvivenza. Ce n'era pure un'altra. Questa non la prendiamo. Questo è proprio un peccato. Questo è gioco. Comunque, mi sa. E poi un'altra cosa importantissima. Adesso esce una cosa che si chiama Steam Deck. E quella pure la proviamo. Che praticamente è una specie di Switch. Che però ci dovrebbero girare bene i giochi per PC. Ragionevolmente bene, eh. E quella pure la proviamo. E qua.
Ispeziono il tetto. Qua c'è il coso dell'elicottero. Questo non è Juan, perché sicuramente è uno che ha fumato troppo. Ah, fuck. There aren't any paintings left. Everything's been destroyed. Hey, Luan? Found our collector, but no sign of his collection. Luan? Hey, you there? Jesus, Aiden. I told you I was leaving. Okay, quick thing. Nothing here except for a bottle of whiskey and one of vodka. At least the whiskey's the good stuff. Juan likes a good whiskey. Maybe if you get him shit-faced, he'll loosen up, so to speak. So he's still in the canteen? I saw him leaving. Seemed to be heading back to the ship. Probably to his quarters. Okay, I'll go there. And listen, that vodka? Danier is a big fan. If you're planning to drop by, which you probably aren't, but if you really want to get to know this city, this is the way. Just saying. Mm-hmm. Prendi il liquore. Un secondo, creiamo un attimo un altro po' di medicina. E tra le altre cose, oh, guarda quanti ce ne possiamo creare un sacco. Ci mancano i trofei. Questo qua però forse è bello se uno si gioca in co-op, perché questo qui si può giocare anche in co-op. Ok, dobbiamo trovare il liquore. Mm-hmm. Vai alla festa, parla di Danier, opzionale. Andiamo alla festa di Danier. Come facciamo a sapere dove sta? Qua. Mm-hmm. Tra l'altro bisognerebbe capire che giochi dobbiamo provare con lo Steam Deck. Mo vediamo. Devono riuscire sicuramente a fare qualche cosa per vedere se riescono a integrare in qualche modo il Game Pass. Da quello che ho capito io, bisogna installare Windows là sopra, però dopo i giochi vanno più lenti e quindi non è una cosa tanto buona. Qua non riusciamo a saltare. Proviamo a saltare da quell'altra parte. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Happy birthday, Daniel. Oh, so you have come after all. Yeah, here, a little something to celebrate another year on the planet. What do you want from me, Gacho? What do you mean? What do you need? Why the gift all of a sudden? But the one said it's your birthday, so I thought you... I understand the concept of a birthday gift. To get it, said Dino. Yeah, questo però. Yeah. Alcuni dialoghi sono belli, altri no. Happy birthday. Lost the bet. But at least I have something to cheer me up. What bet? Never mind. Lavan is at the bar. Ma che dobbiamo andare al bar? Sì, dobbiamo andare al bar. Ok, per andare a bar bisogna scendere giù. Bisogna salire su. Questa è la van. You came. Ma il bar non era quello che stava giù. Let me get a bottle so you can catch up with us. Ro, off duty, hmm? Listen, you know how stressful things can be sometimes. You get your orders, they don't make any. Mm-hmm. Oh, I feel you. So, you made it. Luan won. Who won? Is this about some bet? Yeah, with Daniel. She was sure you'd come. Him, it's almost as if it mattered to her. Here, Aiden. Drink. Nicholas's finest booze. We were about to play a game. No, Luan, we weren't.
I'm out. A bunch of losers. Che gioco. What game? Questo se è parkour non lo facciamo. You'll just... Aiden, the longer we talk, the more time... Ah boh, se si deve bere lo facciamo, perché tipicamente quando si beve succedono le cose divertenti. E non mi posso mai dimenticare quello lì in Red Dead Redemption 2, quando c'era il tizio di colore là. Che si imbracava con Arthur. Lenny si chiamava. If you don't do as you're told, so have you slept? Di la verità. Bevi, no, bevi, beviamo. I'll drink. What? Non è successo niente da quando siamo qua. The drunker you get, the less you Oh, shut up, bro. You, Aiden. Drink. Okay. I want to Fuck off. Wait. I'll drink. You play an instrument. Never mind. I drank. She used to play the Guys, moving. I dare you. Ma che ce ne importa l'ukulele? Chiedigli cosa faceva prima. True. Questo beve. Who was Ro before he became a father and a husband? You were. I lost my. Okay, questo gli sono morti i figli. Infected people. Però non li hanno uccisi i zombie, li hanno uccisi i raiders qua. Okay. Anything you want to ask? I always wondered about that. Shut up, Ro. Cosa ha fatto poi se c'ho? Uccida da Waltz. I did anything I right, bad? No. He's just making you ask. Who cares what he asked? When I escaped from Waltz. Back then I thought I'd join them. They were wiped out at the VNC tower. Frank l'ha aiutata, poi si unita ai tizi qua. Night runners fell. Gave up on life. Frank era un briacone che stava giù. Che non ci ha voluto aiutare col database. That's the beauty. Sooner or later, I'll see you soon, I guess. Oh. Diamo che dice il tizio. Thank. Let's drink. You're not. Questo qui dobbiamo convincere a aiutarci con Juan. Però probabilmente. We played the game and about her life after. God, listen. And I'm not telling. I don't even fucking know why. But never. Never ask Lavan about her. Ok, abbiamo fatto la domanda sbagliata. Dobbiamo andare da quell'altra parte. Tra l'altro ci sta, a proposito del passato, ci sta un telefilm, una serie coreana su Netflix che si chiama Hometown Cha Cha Cha. Ancora devo finire di vedere, però sembra fatta molto 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 bene, pure divertente. Accendiamo la torcia, guarda di qua. No, adesso che ci penso, ho visto diverse serie incredibili su Netflix coreane. C'è questo Alice in Borderlands, che è fatto veramente bene. Poi c'è questo Hometown Cha Cha Cha. Poi c'è sta Squid Game, che pure è incredibile. Poi ho visto un'altra che non mi ricordo come si chiama, con degli alieni. È un po' strana. Sempre coreana. E poi ho visto pure un'altra, però non... Ah, quella degli zombie dei ragazzini, mi sembra bella. Lì continuo pure, bisogna vedere come va a finire. Mentre Squid Game finisce la prima stagione. Queste serie coreane sono strane, peccato non sono tradotte. Juan. He is a snack, isn't he, dear? Care to join? More the merrier. No, thank you. Oh, if I embarrassed you. I'm sorry, I do have that effect on people. I'll wait for you, but make it quick. I must admit, I admire your persistence. Almost curious what you do after I send you. You'll regret it. Sixteen-year-old Highland single malt.
modeled a year before the pandemic broke out. Mm-hmm. Guarda questa macchina da scrivere. I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over $500,000. What a sublime present. Bevi, bevi. To your health, handsome. Però non abbiamo visto come ha versato. Può darsi che ci ho messo qualcosa dentro l'alcol qua. What can I say? You broke down my defenses. So you're still after those lamps. Did Matt tell you why he wanted them? Why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower. Wait, he's serious? Is he crazy? Nobody tried that for over a decade. Perché è pericoloso? So I guess it's dangerous. That's what the lamps are for. But lamps need electricity to run. The last I heard, the juice ain't flowing there. Forse dobbiamo azionare una nuova centrale elettrica. Heroes and fools alike. All ended up as volatile snacks. That's Matt's problem. What do you care? I care because something's not right. Can't you sense that as well, Aiden? Matt wants to prepare to defend the city from the Butcher's coming attack. So we should start building him a monument, right? Only problem? The Butcher isn't planning any attack. How do you know? I have my spies. Among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center. While the Colonel squats in the dam. One push of a lever, and half the city will find itself under toxic water. The Colonel is not stupid. He knows war would be the end of everything. E allora perché i negati hanno attaccato la taverna? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the Colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. What about the UV lamps? Why does he want them then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Cosa ne pensi? Why would Jack skim UV lamps? And here, friend, the mystery takes flight. Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the Colonel would close the floodgates. And the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in this city. It's been a stalemate for over 10 years, each waiting for the other to make a move. But then, someone turned the power on and something changed. And the renegades attacked the canteen. I'm not here for my health, Juan. I need the lamps to find out what happened to your sister. Oh, this is a right, Aiden? I told you I got my spies. Might be able to find something out about Waltz and your sister. Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact. I'd even say with my resources I can find this person faster than Matt. I actually doubt he's able to find them at all. Stiamo con Matt, eh? You're not using me to make a move of your own. I'm not your enemy, Aiden. It's a shame you don't see that. You'll get your lamps. You just gotta talk to Demolin. Who's he? He's my man. Sent him out to search for more lamps, but he hasn't checked in for a while. Where can I find him? Around here, last I heard from him. Find him. Then come back to me here afterward. You got it. Questo mi sa che è una missione notturna. Well, you know where to go. I hear the PK engineers are working on electric traps.
Aspetta, però forse ci possiamo teletrasportare da qualche parte? Teoricamente qua è più vicino da questa parte, no? Sì, peccato che non ci possiamo teletrasportare dalle torri idriche. Parkour, dobbiamo assolutamente prendere questo. E poi prendiamo questo. Così finalmente riusciamo ad arrivare anche ai posti più alti. Questo parkour. Io vorrei capire chi è che ha avuto l'idea di disegnare questa nave così. Andiamo avanti, andiamo avanti. E poi questo è pure un po' di ore che ci stiamo giocando. Un po' di tante ore. Hey, you! Want to be sent back to the Outlands? Keep that biomarker in plain view. Qua che ci sta? Qua c'è la stazione della metro, non ci dobbiamo andare, dobbiamo uscire da qua. Dovremmo andare da quelle parti adesso che arriviamo su quel... Passiamo da qua. I got a good story. Who here? You've got down. Ma scusa, questi qua sono nemici. Non è che questi gruppi di lettura si devono uccidere, ma non penso. Secondo me questi qui sono diventati ostili semplicemente perché gli siamo andati a sbattere addosso. Però non li volevo uccidere. Hey! Is anyone there? Aspetta un secondo. Abbiamo preso questa abilità che dobbiamo premere F. No! Cadendo sui nemici. Ma chi è? Ma no, c'è qualcuno che ci sta sparando. È quello là, là fuori. Come mai ci attaccano? Che cosa strana. Aspetta, facciamo così, andiamo di qua. L'ho vista tra gli oggetti di valore. Penso che... ma non credo che questo sia uno spazio buono. Prendiamo la torcia. No, non credo che questo, dai. Perché quello ce lo dà là dentro. Andiamo così. Andiamo qua. Non credo che dici che siamo in combat e non ci fa entrare. Questo l'hanno copiato Resident Evil. Perciò ci stavano... Okay. Oh, attenzione.
No, qua non sono messi bene, ragazzi. Ma come ci ho fatto a pigliare? Ma no! Aspetta. Allora, io direi di fare questo. Ok, poi cambiamo arma. Prendiamo questa ascia qua, dai. Togliamo questi zombie qua. Di mezzo. Oh, dai, un criticozzo. Ah, vedi, questo ci lancia i cosi qua. Questo non l'avevamo capito. Perché non colpisce quest'arma? Vediamo se troviamo qualche cosa che gli possiamo lanciare addosso. Poi uccidiamo anche a questi. Dove sta quello? Vieni qua tu. Questo lo raccogliamo. Lo diamo fuoco. E lo buttiamo addosso. Scoppia. Scoppia. Vai. Un po' di danno gli abbiamo fatto, Possiamo uscire da qua. Beh, ci siamo presi tutta la botta in faccia. Poi qua ci sta un altro soggetto che ci sta. La lancia non credo che ci fa niente. Uccidiamo quest'altro. No! Ragazzi, dobbiamo prendere un po' di energia. Andiamo qua dentro. Ma chi è che ci fa cadere? Ok. Dobbiamo uccidere gli infetti rimasti. Questi secondo me ci lanciavano la roba addosso. Ok, questi ci danno un sacco di trofei infetti non comuni, penso. Li dobbiamo prendere. Questo è unico. Così possiamo anche aggiornare un po' di roba. Questo no. Quello là sopra non l'abbiamo fatto più. Penso che basta così. Good job, man. You showed him. You're a goddamn superhero. That beast had us trapped here. Wouldn't go away. It attacked us right as we got here. Mark got hurt pretty bad. We barely escaped and huddled up here. Finally went quiet not long ago. Next thing we hear is you banging on our... I'm looking for Demolin. You guys seen him? Up top. Non so potevi dire prima. Let's get you to a doctor. Thanks, man. Allora, qua sicuramente ci sta qualcosa di giallo. Qua c'è una moneta, infatti. Allora, andiamo da questa parte. You're Demolin, right? I'm Aiden. Not bad, not bad, Aiden. Nice to meet you. Your skills are exceptional, and you don't look like a peacekeeper to me. So who are you? Parla di te stesso. I haven't been here long. A pilgrim? Quite a long way. Have you been to Marseille? Marsiglia? I'm sorry. My hometown.
Sa dove è questa città? Juan told me to check up on you and the lamps. Ah, the lamp. We found a few, but it wasn't what you would call a bountiful harvest. And it came at great cost. He is at present with a squad down south. That doesn't sound good. We need to find him. The boy's mother lost her husband in a dark... If her other son were to perish, it... I'll try to find... Vabbè, okay. è una cosa... Che non ci azzecca niente. Babbo. Come si fa a tornare indietro? Ah no, aspetta, qua ci potrebbe essere qualcosa di giallo. Tra l'altro mi sembra che avevo letto che questo gioco ci avevano fatto tipo... Aspetta, vediamo se riusciamo a salire su. Ho qua chiuso. Un sacco, ore di dialoghi ci avevano messo. Hey, thanks for what you did out there. Non c'è problema. Oh, e la camomilla. Ci curiamo? Non ci curiamo. Ok, sta qua. Assolutamente ci teletrasportiamo. Qua però non c'era il passaggio. How you doing there? Oh, great. Supply are quite a helpless bunch, it seems. What did you expect? There were ordinary people before the fall. Classmen, teachers, gardeners, not fighters. Mm-hmm. In Red Dead Redemption 2 pure ci stavano un sacco di dialoghi, però quelli erano belli, proprio belli. Ok, trovano un'idea di fornimento scontato. Renegades, more of them. Again? That's crazy. Mm-hmm. It has to be part of something the Butcher and Walt are brewing. But why now? Oh no, no, aspetta. Usiamo quell'altra arma fedente. No, questa. Questa. Ragazzi, mi fate girare un momento. Era meglio se ci curavamo prima. Mm-hmm. Ma dobbiamo usare questa. Ma chissà se adesso scendono giù dagli zombie. No, cioè, ci lanciano le lance. Mm-hmm. Questo con l'arco. Vieni qua. You dare? Answer me now. You dare? Vediamo. Found your men, some of them at least. I'm sorry to say, they're dead. Aiden? You sure? How many? Two bodies, both quite dead. The squad had five men. There are three others. Mm-hmm. There's still hope. Okay, I'll look for them. Dove li dobbiamo cercare? Qua sotto, sicuramente. Vedete queste tracce? Mo scendiamo giù e poi dopo il gioco non ce le fa vedere più. Oh, guarda questo è di livello 5. Vediamo che ci dà. 5 monete. Andiamo avanti. Fermano qua, continuano qua. Forse sono andati qua dentro. They were totally berserk. It's crazy, I know. Something must have happened to them. They used to be regular soldiers, at least most of them. Scusa, dove siamo? Adesso siamo in un'area nuova. Non ci siamo mai venuti. But now they're more like living virals. Mm-hmm. They're mad. They kill everyone in their path. Like mad? What do you mean? They say Williams treats them like animals, and they go wild. Well, the Butcher is crazy, like they say. Crazy and unpredictable. Devo salire qua sopra. Chissà se ci fa salire qua, con la corda. Non ci fa salire con la corda.
E questo qua mi sembra una specie di arena. Questa guarda qua, aspetta, bisogna fare così. Saltiamo di qua, poi ritorno, saltiamo qua sopra. Poi ci arrampichiamo da qua. Qua. Poi saltiamo da qua. E questa è l'area di ricerca. Questo è uno morto. Chiamiamo una torta. Il tizio dice, ma sono tre, ne sono rimasti due. No? Ci sta pensando? Ah no, è passato uno in fondo, dentro a quella finestra là fuori. Infatti dobbiamo andare là. Ok. Come ci arriviamo là velocemente? Ah, ricordiamoci che abbiamo preso anche l'abilità per caricare il colpo. Questo era un attacco caricato. Quando muoiono tutto il sangue, in effetti è bello però. Ok, cambiamo. Abbiamo usato un sacco di medicinali oggi. Poi chissà perché la quest principale non ce la fa più vedere. Comunque dobbiamo andare là. Questi sono i due che sono rimasti. Parliamo con questo. Me, yeah. Sebastian, not so much. Vediamo Sebastian. Pretty bad. Goddamn. Don't know why there's suddenly so many. Came at us so hard and able to walk. I won't leave him alone. Not when he's like this. I don't have any more. Listen. Oh yeah, about his brother. No. Sebastian is an artist. Devlin promised him to take him one day to Mars. He can't. Aiutiamolo. I'm sure he'll be fine. But I. After we drove off the Renegades, we reached the building to get it, and that's when the Renegade. And. They're still on the landing pad. On the military hit them well, made sure no one could see them from. Seba only saw them from the next building through binoculars. But we didn't get a chance to finish securing the ropes. Is there any other way to get there? You could go through the building, but like I said. I gotcha. I'll try the rope. You'd have to be a spider to climb in, and it's swarming with I like taking chances. Take this. Yeah. Contact Emmelin and tell him what happened here. I'll go get those lamps. Forse adesso ci danno un'altra volta due quest. Vediamo. No. Guarda la quanta roba ci dà. I $400 già ce li ha dati. Ragazzi, io direi oggi facciamo una puntata corta per quel che riguarda Dying Light 2. Noi ci vediamo domani e continuiamo. Ciao.